siamo da uno stand all'altro, sono tutti nomi giovanissimi, sono di gente molto giovane e sono abbastanza interessati, penso che valga la pena fare una riflessione su questi, perché girano gli altri stand, naturalmente voi trovate gli artisti molto conosciuti, i lavori belli, gli artisti meno più conosciuti, i lavori brutti, insomma tutto quello che si vede, però quello potete farlo da voi. Cominciamo di qua, questo artista si chiama Imanis, vedete, che è di Istanbul, ma lavora anche a New York. Se lavori, vedete che sono multimedia, si direbbe, mixed media, se volete. Infatti, e ognuno dei lavori sono qua, tre elementi, eccetera. E ciascuno parte da un discorso che allo stesso tempo è oggettivo, con degli elementi di linguaggio che vengono presi dal concettuale, dal minimalismo, addirittura questo, e da operazioni di vario genere. Loro portano da queste immagini, che sono delle foto di pezzi di aspetti di New York. Questo piccolo ovvio che c'è un coso, qua è una piazza e là c'è invece della piena. E questo è anche New York, io non sapevo questo, me l'hanno spiegato. Però il tipo di collegamento tra immagini e tra foto della città e spazio coso sono abbastanza soggettivi, quindi un po' criptici per molti versi. Però li troviamo e bisogna. In realtà ci sono e sono legati, qua c'è un gioco di scale, vedete? Quindi c'è anche qui la scala musicale, c'è qua c'è la scala che si scende, quindi ci sono dei riferimenti formali e riferimenti concettuali abbastanza curiosi. Poi ci sono altre, tutta una serie di significazioni che sono però nascono dalle suggestioni soggettive che ciascuno di noi può avere di fronte a un posto qualunque. Siccome ciascuno ha un'esperienza diversa di vita, ha delle idee diverse. Questo direi che è il più interessante, il più affascinante e anche interessante come meccanismo. Allora, qua si vede, è un gioco sul tema della vita, sul tema del ritmo dell'esistenza, dentro e fuori. Qua vedete che sono citazioni di vario genere, la scacchiera che è di Sham, questa cosa qua, e vedete che sono due possibili interlocutori nuovi, sono due uova. E questo dispositivo qui, invece vedete che c'è un metronomo, però questa volta una volta era quello meccanico, citazione quindi da famoso metronomo di Man Ray, e questa lampada qua che si accende se non è rotta, ogni tanto. Anche questa è un'operazione, sono tutti elementi che vengono, questo viene da Boetti, la lampada che si accende, un'idea, poi elaborate però come uno strumento per il suo funzionamento, di questo. Qua anche questo è un altro lavoro alla Boetti, per esempio, però fatto tutto a modo suo. Qua si sono messi d'accordo, lei l'artista, l'artista in alto, a dire fare un'operazione di elenco e di documentazione assolutamente bizzarra e inutile, tipo i mille più, tipo cose che faceva anche Boetti o altri artisti concettuali degli anni 60-70. In questo caso loro sono messi a New York a prendere tutti i giorni, non so per quante ore al giorno, tutte le targhe delle macchine che passavano davanti a casa loro. È una cosa potete immaginare assolutamente inutile, eccetera, però ha prodotto dei quaderni di documentazione così con le targhe, eccetera, che è un elemento, un'operazione che è una metafora del processo dell'esistenza, dello scorrere dell'esistenza, lo scorrere senza senso dell'esistenza nel contesto urbano. La cosa interessante qua è che c'è questo incrocio tra dimensione proprio della fisicità, della connessione, dei meccanismi, della dinamica urbana con la dinamica esistenziale. Questo è un lavoro raffinato di questa Issa qua. Quindi passiamo dal turco newyorkese, passiamo a questo che è un fiammingo di Bruxelles. Mentre là abbiamo visto che sono proprio un tipo di operazione che adopera tutti gli strumenti del concettuale e del concettuale narrativo ludico, una dimensione concettuale che è importante, che non è quella fredda, minimale, rigidissima dei concettuali anglosassoni e riduzionisti, ma un concettuale più ludico, più narrativo, più criptico. Qui invece passiamo a un tipo di operazione di lavori che fanno capo anche a tutto un filone di ricerche, che è molto attuale anche, se pensate a Tobias Reberger o ad altri che fanno questi oggetti bizzarri. Qua lui ha disegnato questi oggetti che sono oggetti in parte razionali, in parte assurdi. Per esempio questo è una scultura mobile, cioè un mobile tavolo, tra l'altro abbastanza idea, con questi elementi che è una lampada e un'altra cosa che fanno parte di questo arredo spaziale. Quindi diventa una cosa in questo caso funzionale, o altri oggetti qui, sono vere e proprie sculture, sono oggetti assurdi, cioè oggetti non funzionali, a cui è stata levata ogni possibilità di funzionalità. In questo caso è una specie di cassa,
post-minimalista. E qua c'è un riferimento abbastanza chiaro a Richard Aschfager, che già negli anni 60 aveva fatto tutti questi mobili bizzarri, mobili paradossali. Lì dentro non c'è acqua come sembra che ci sia, ma è una lastra di formica. E quindi vedete che c'è un gioco del vuoto e del pieno, un occhiolino ad onaggiare certe cose, ma non fatto con la chiave, è un chiave postmoderno. Come lì invece vedete che una specie di cavalletto, una specie di panchetta, diciamo così, che messa in quella posizione defunzionalizzata assume naturalmente la dignità e l'identità di una sorta di statua vivente, di corpo vivente, animali viventi, quello che volete. E quindi semplice, vedete, questo è un gioco di scultura oggetto, e dove si gioca sulla tete Elie Renaud de Wart, che presenta questo lavoro, questa installazione, che è un artista africano, che vive in Africa, questo, comunque affronta le questioni africane, vedete? Ed è, allora, nel video dice, a un certo punto ci sono queste due belle ragazze che sono metà bianche, metà colorate in bianco e metà colorate in nero, perché la questione che viene affrontata da tutto questo lavoro è la questione dell'integrazione, dell'interazione, integrazione o scontro di identità e di tradizioni culturali fra due aree culturali, aree politiche, storie diverse. E lo fa con una certa ironia, lo fa con intelligenza e anche con una invenzione, vedete lì, vedete quello che poi sono i risultati di queste due ragazze mezze corte. E allora il problema è come riuscire a combinare queste due, delle anime diverse, diciamo, di civiltà, e creare una cosa. No, queste sono delle sedie su cui si sono sedute delle persone, come vedete, che parlano di altre cose, delle altre culture, e sono sedie dove si cerca di, il lavoro plastico, questo assemblage, è un tentativo di mettere insieme due cose che forse insieme non possono forse neanche stare. Vedete qua il batik da un lato e la sedia, una sedia vecchio stile, sì, 800 italiano. Quindi questo è un po' il concetto. Interessante perché si lavora sul video, sull'esperienza nella vita, nel concreto, e su una elaborazione di oggetti che sono delle opere d'arte autonome, indipendenti, che però acquisiscono il loro senso in rapporto a quanto in questo video viene proposto come esperienza sociale, culturale e anche estetica. Questa è un'altra opera, adesso proprio il tipo di idea specifica che ha portato tutto questo non lo ricordo, credo che sia degli oggetti. In ogni caso qua adopero una tecnica che è abbastanza stata utilizzata da molti artisti per altre operazioni, è quello di mettere in scena degli oggetti della vita quotidiana, vedete qua, una cassetta di uso, una botte, una scala, una carriola, oggetti diversissimi, e creare una unità plastica e anche una svuotamento di fisicità e di caratterizzazione proprio reale, pur sapendo, riconoscendo perfettamente che cosa sono, attraverso questa operazione di monocromaticità totalizzante. Lo vedete? E questa è una cosa di questo genere. Facendo così si crea un ensemble, un'installazione complessiva di oggetti che sono in relazione fra di loro solo per la ragione cromatica, e nello stesso tempo ogni oggetto acquista una... si fa percepire o viene proposto e si fa percepire non più per l'oggetto fisico, l'oggetto concreto, pratico che conosciamo, che pure sappiamo bene che è sempre lì, ma come forma plastica, come forma di scultura. Questo è il meccanismo già adoperato da altre soluzioni, da altri. Pensate solo alla neve, su cosa aveva fatto con le comunque, e lavora questo. È Will Rogan con la sua compagna Lauren McKeon. È un lavoro interessante, questo è il tema del tempo. In realtà queste opere qua si legano a una tradizione anche antichissima di lavoro artistico, che sono poi le famose vanitas, insomma, le nature morte o le composizioni con elementi che sono simboli della dimensione effimera della nostra esistenza e sono lavori sul tempo. Quindi qua sono fotografie di questo cucù kitsch, vedete poi il gioco che è poi sempre ironico e buono stile, ed è un cucù svizzero, una roba del genere, un po' kitsch, messo lì dentro, vedete che ci sono tutta una serie di indicatori sulla questione del tempo, tutte robe abbastanza enigmatiche, come vedete. E la candela, un altro elemento simbolico dello scorrere del tempo e anche della fine del nostro tempo. Quindi c'è tutto un lavoro anche con dimensioni, come dire, dispositivi che possono diventare pericolosi o autodistruttivi per quanto riguarda questo. Questo è un lavoro, anche sul tempo, che è curioso, perché è fatto, se mi hai scrivato,
c'è un scultore ceco ha fatto una di queste cose e gli artisti hanno copiato esattamente l'altra e se li ha messi in paragone. Quindi c'è la dimensione blind. Questo beh, è un lavoro di Reto Pulfer, l'altro giorno, che è uno, fa parte proprio di un modo oggi di lavorare molti artisti. Mi viene in mente uno molto importante di cui poi non ci sono molti lavori, che è Thomas Hirschhorn, che lavora proprio con materiali precari, fanno riferimento in modo generale a una precarietà, quindi assume un valore più simbolico, addirittura letterale, per una quantità di, enorme di persone che sono poi gli homeless, che sono poi tutta la gente che vive nel bidonville, che costruiscono e vivono e costruiscono il loro abri, il loro ambiente di protezione, con dei materiali che sono assolutamente di recupero, fragili, inesistenti, e quindi rappresentano proprio la fragilità del contesto della vita umana. Materiali poveri, vedete, un tipo di lavoro con materiali poveri, e difatti ci sono precedenti lavori con arti poveri fatti con queste cose qui, e che assumono proprio per il modo così bizzarro, anche antifunzionale, con cui è costruito tutto su un perno. Materiale, questo viene da un bar, no? Dove ci sono, immagino, dove ci sono le ombrelle per il sole, e acquistano un'idea di scultura spazio. E voi pensate, un lavoro con la concezione di spazio fragile, aperto dall'interno mentre all'interno, si può anche pensare dei lavori di Mario Merz, molti i clou di Mario Merz fatti col vetro rotto, altre cose, hanno un senso diverso, hanno tutta una poetica diversa, perché qua c'è molto impregnato di un sociale, della precarietà, del senso della precarietà della vita d'oggi per una parte della società e soprattutto per milioni e milioni di persone. Questo è il retroterra. Dall'altro, tutto questo è il paradosso dell'estetica, che l'estetica è crudele, l'arte non è morale, l'arte purtroppo spesso è volentieri. Allora c'è questa possibilità di addirittura di vedere o di cogliere in modo affascinato, c'è una fascinazione di elementi se vengono posti o proposti o messi in scena in una dimensione estetica, ecco che assumono e possono diventare belli. Se voi pensate a certi reportage fotografici stupendi, colorati, vedi tutta questa gente dell'Africa, poi vai nei posti dove sono stati, Mumbai, eccetera, vai nei posti dove vedi dove c'è l'esplosione di odori, di povertà e miseria, vedete che lo scarto tra il reale e il virtuale, lo scarto tra l'immagine o gli elementi che vengono astratti in funzione estetica e quelli che sono lì, è veramente grosso e potente. Ecco, questi sono tutti elementi importanti, perché un modo di lavorare così è tipico di molti, e non è che sono poi ipocriti, cioè è un'ambiguità, è un'ambivalenza, è anche una impotenza, se vogliamo, dell'arte, impotenza e necessità anche, cioè da un lato l'intenzione, la volontà è veramente sincera, poter intervenire o riuscire a cogliere, entrare in relazione con queste questioni qua, e dall'altro tempo l'operazione artistica non può che creare un'operazione di neutralizzazione e distanziazione. Ecco. E difatti poi ci sono i collezionisti ricconi che hanno poi le case ricconi e c'hanno dei segni, degli elementi del nomadismo, lavori di questo genere. È una contraddizione della nostra società. Clément Reseski, e questo è un lavoro molto raffinato, è molto francese per certi versi, ed è solo delle riviste varie che lui prende e taglia foglio su foglio, fa delle coupure, fa dei tagli su ciascuna delle pagine, poi le pagine sono chiuse e si vedono le immagini qua, che sono pezzi di fogli, la prima, poi la seconda, delle cose. Allora sono le pagine tagliate, quella prima è tagliata un pezzo, l'altro, e quindi formano un collage per sovrapposizione. Vedete, quindi questa. Altre sono sempre delle riviste e che vengono utilizzate come supporti per pittura, interventi di pittura. Il modo interessante è qua come viene proposto. È un modo di proporre quasi come fosse una scultura, cioè su un piedestale di scultura, messo orizzontale, potrebbe essere un quadro messo verticale, c'è tutto questo giochino anche di spiazzamento e di rottura degli equilibri di vario genere. Molto sul linguaggio dell'immagine, sul linguaggio della percezione dell'immagine, sulla proposta dell'immagine come fatto oggettuale. Di Andreotta Calò, Giorgio Andreotta Calò, che è un artista italiano, vedete che lui lavora qua e sono opere che fanno parte di tutto un ciclo. Di cose, di un viaggio, e non so tanto bene come non so tanto bene qual è il percorso, perché è complicato. C'è qualcuno di voi alla galleria che ci sa spiegare come? Fanno parte di due momenti differenti, messi in comune attraverso l'utilizzo di una
tecnica specifica, che è quella della camera oscura. Sì. Sono le quattro foto. Queste sono foto in negativo, cioè stampate in negativo, oppure sono fatte con luce notturna? Sono stampate direttamente attraverso appunto un foro stenopeico all'interno di una stanza oscura, di una stanza oscurata.